Dall'11 al 17 marzo il comune di Piobico, il nuovo protagonista di 50x50 Capitalia al quadrato, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i 50 comuni della provincia di Pesaro e Urbino a turno capitale per una settimana lungo il 2024. Prima cosa vorrei ringraziare il comune di Pesaro perché nell'iniziativa che ha fatto nel portare avanti questa bella cosa ha inserito tutti i comuni, quindi per noi che siamo piccoli comuni dell'entroterra avere questa visibilità è di un'importanza fondamentale. Il programma si intitola Piobico in Rinascimento e ruota attorno al castello Brancaleoni, luogo simbolo di Piobico la cui origine risale al Rinascimento. In calendario spettacoli teatrali, presentazioni editoriali ma anche musica con il Conservatorio Rossini di Pesaro. Non mancheranno percorsi guidati, laboratori per i più piccoli e tour alla scoperta di antichi sapori, grazie al coinvolgimento dell'Istituto Alberghiero Giuseppe Celli, fiore all'occhiello del territorio. Ricollegandoci sempre al discorso di cultura, abbiamo utilizzato quelle che sono le nostre caratteristiche di paese, quindi abbiamo il castello Brancaleoni e tutto un paesaggio di queste due montagne, una di 1000 metri e una di 1500, dove noi siamo dentro la vallata, e quindi ricollegandoci a queste cose qui abbiamo creato degli eventi dentro il Palazzo Brancaleoni anche in collaborazione con l'Istituto Alberghiero, perché la cultura l'abbiamo anche abbinata, come penso altri paesi, anche all'enogastronomia, no? Quindi abbiamo collegato diverse situazioni con delle camminate anche su nel monte e Nerone e eventi collegati, ripeto, con l'alberghiero. Poi facciamo dei concerti, anche viene su anche il Conservatorio Rossini e abbiamo delle serate dove facciamo anche teatro sempre all'interno del Palazzo Brancaleoni, e quindi ecco, abbiamo gestito questa settimana cercando di dare risalto a queste cose qua.